Sono Claudio Cuccurullo, caporedattore della Sentinella del Canavese, il trisettimanale che ha più di 125 anni di vita. Beh, io direi che è sicuramente uno dei periodi più particolari, più tristi e più difficili nella storia di questo giornale e nella storia del nostro paese. Il ruolo dei giornali, in particolar modo dei giornali locali, in questi difficili momenti sia fondamentale. Noi crediamo che ci sono soprattutto due cose che in questi giorni particolari ci rendiamo conto che possono essere molto utili. Il primo, dare informazioni di servizio attente, puntuali e spiegare esattamente quello che sta succedendo, ma anche aiutare appunto chi è in difficoltà, ad esempio informando chi fa servizio a domicilio per quanto riguarda la consegna delle cose da mangiare oppure dei farmaci. E un secondo aspetto estremamente importante è quello, a mio avviso, di ricordare chi non c'è più, soprattutto le vittime del coronavirus. Tutte le sere l'Italia si affolla per capire quanti sono i nuovi decessi, quanti sono soprattutto i guariti e quanti sono i contagiati. Ma dietro quei numeri ci sono delle storie. Ecco, noi cerchiamo di raccontarle, naturalmente per le famiglie che lo desiderano, e cerchiamo di farlo perché è importante ricordare le persone, ricordare le storie, ricordare cosa c'è dietro. Si sente spesso parlare del fatto che, insomma, tutto sommato il coronavirus colpisce soprattutto gli anziani, ma gli anziani sono delle persone come le altre, anzi forse più preziose e più importanti degli altri. E allora, nella speranza naturalmente che tutti riescano a salvarsi, ma se qualcuno non ce la fa, è giusto ricordare cosa ha fatto nella sua vita con l'aiuto dei propri parenti e dei propri amici. Beh, noi naturalmente svolgiamo un ruolo importante, un ruolo prezioso, e cerchiamo di farlo al meglio. Non vogliamo assolutamente paragonarci ai veri eroi che sono il personale sanitario, come abbiamo anche testimoniato più volte sul nostro giornale. Però devo dire che i miei colleghi, si stanno dando molto da fare, molti di loro in telelavoro. Infatti, in questo istante, come spesso accade, la redazione è completamente vuota. Ma anche da remoto si può fare bene il proprio mestiere, perché una delle cose che uccide la democrazia sono le fake news, le notizie false, le notizie che servono solo a tutelare interessi di qualcuno. E noi nel nostro piccolo cerchiamo di sforzarci nelle nostre tre edizioni settimanali, del lunedì, del mercoledì e del venerdì in edicola e continuamente online. E speriamo di poter svolgere al meglio questo nostro ruolo, naturalmente rispettando i canoni giornalistici e rispettando i nostri lettori e naturalmente la verità dei fatti.